Music. News. Sport. Every day for you on the web. LeccoChannel.it. The Blue Light Blue Radio. Jordan, abbiamo visto che alla fine Lecco sui campi più pesanti di questa stagione ne è uscito con i lampi di classe, al di là del gol di Lella arrivato in mischia. Comunque è stato tutto figlio di giocate che voi avete nelle vostre corde, che siete riusciti comunque a tirar fuori anche su terreni che non erano proprio affine alle vostre qualità migliori. Beh, alla fine, anche se sono campi difficili, si gioca sempre a calcio, quindi la qualità viene sempre fuori. Domenica in particolare era un po' più difficile il primo tempo, perché la metà campo dove noi attaccavamo il primo tempo era peggiore di quella del secondo. Il secondo tempo si è riusciti a fare anche delle buone trame con delle belle giocate. Abbiamo fatto il secondo gol in mischia, ma quello di Simone è stato un palo clamoroso su un'azione che si poteva fare qui, cioè, quindi la qualità, penso, della nostra squadra poi venga sempre fuori. L'importante è avere questa mentalità, la mentalità di non mollare mai. Siamo anche andati sul pareggio, ma con la testa di riprendere la partita. Non ho visto nessuno con la testa bassa, e quindi questa è l'unica cosa che conta. Sembra quasi che il subire gol vi scivoli addosso, come se fosse un incidente di percorso che però vuoi cambiare relativamente. Beh, insomma, forse questo è quello che diamo a vedere. Il gol è sempre meglio non prenderlo, tra l'altro venivamo anche da una striscia molto positiva da questo punto di vista. Diciamo che concediamo poco, e questa è la cosa che conta. Domenica abbiamo concesso questo gol su palla inattiva, su un fallo, tra l'altro, che ho fatto io, secondo me evitabile, però siamo stati veramente bravi a creare quella mole di occasioni subito dopo il gol. E poi è giusto che il gol venga così, in un campo così. Questo dimostra anche che questa squadra non è solo, diciamo, bella, ma anche cattiva, che questa è una cosa molto importante. Sabato contro il Borgaro non ci sarà sicuramente Segato, sarà squalificato. Dovrai vedertela probabilmente insieme a un terzetto nuovo di centrocampo, perché Nicole era stato fin qui comunque il sempre presente, e tu, scontata la squalifica, sei stato un perno al suo livello, come livello di presenza e di qualità. Potrebbe volerci un po' di adattamento o no? Beh, diciamo che con gli altri ragazzi mi alleno tutti i giorni, quindi questo non penso sia un grande problema. Certo che poi io penso sempre che la partita sia un'altra cosa. Con Nicola piano piano l'intesa è cresciuta e sta crescendo. È normale che è un giocatore, e questo lo dimostra il fatto che abbia giocato tutte le partite, che per noi è fondamentale. Però insomma, i ragazzi sono pronti, quindi siamo pronti a fare una bella partita. Grazie Jordan, buon lavoro. Grazie a voi. News. Sport. Every day for you on the web. LeccoChannel.it. The Blue Light Blue Radio.